Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, che dire, abbiamo appena concluso la partita Garibaldi Stadio Romeo Anconetani, Pisa Como, e abbiamo pareggiato questa partita. Bene, io direi un bel Pisa. Mi è piaciuto nel primo tempo, bene Calabresi, bene Ionita, Marutan bravo, veramente un bel giocatore. Nagy bene, bravo Masucci come sempre, Jureskin bene. Forse nel secondo tempo qualcosina, qualche errore, forse dato alla stanchezza, non lo so. Comunque poi verrà sostituito e niente. Poi abbiamo Marin bene, Beruatto e De Vitis. Allora al quinto facciamo un errore grossolano in difesa e quindi il Como ne approfitta per Blanco per andare in vantaggio. Ma un Pisa propositivo in avanti, Pisa che ha fatto delle belle cose veramente, traversa e poi insomma ci ha messo il suo anche il portiere del Como e quindi niente, ha negato il pareggio. Quando poi al 24esimo viene concesso rigore netto e sacrosanto e Marutan non sbaglia e riporta la situazione in parità sull'1-1. Andando avanti, prima del fischio finale del primo tempo, un Pisa che è veramente propositivo, ripeto, in avanti ha fatto delle belle cose, né più e né meno. Scendiamo negli spogliatoi. All'inizio del secondo tempo, una ripresa, viene sostituito Masucci con Cissé. Bene, bravo sto ragazzo, bravo, si muove bene, veloce, passa la palla, insomma, con velocità e ha anche un buon tiro. Poi, chiaro che dall'altra parte ha trovato un Ghidotti che è bravo in varie occasioni e ha salvato il vantaggio, diciamo, del Pisa. E niente, ha negato diciamo così il vantaggio. Bene, alla fine su un altro errore difensivo, questa volta di Nicolas Kerrigan, al 77esimo trova la rete, una beffa, un tiro, un gol, e quindi porta in vantaggio il Como. Non mi è piaciuta la sostituzione Ionita Touré, non mi è piaciuta proprio, ma per niente. Io non riesco a capire cosa sia presa sto Touré, sto ragazzo, non lo so. Comunque sia, a me non mi è piaciuto per niente. Vabbè, andiamo avanti così, che dobbiamo fare? E poi, alla fine, dopo un batti ribatti all'88esimo, Torre Grossa in sacco e riporta la situazione in parità. Abbiamo sofferto qualcosina nel secondo tempo perché, ripeto, un Touré che ne ha fatte di cotte e di crude. Che dobbiamo fare? E così, non c'è niente da fare. Io questa sostituzione non l'ho capita. Va bene, poi abbiamo visto i Tremori non hanno giocato, Steves non ha giocato e Russo non ha giocato. Dipendentemente da questi giocatori, qua a noi ci manca la punta. C'è niente da fare, ci manca una punta di spessore. Ma non perché Torre Grossa, per carità di Dio, ci vuole una punta di spessore. Sibilli, vabbè, oggi non c'era, infortunato, non è stato convocato, va bene. Però qui, signori, ci vuole una punta di spessore, ci niente a fare. Ragazzi, è così. Vabbè, comunque io sono contento, soddisfatto, la squadra sta prendendo comunque piede, si sta muovendo bene e quindi sono contento, ecco. Tutto sommato sono contento, vedo un bicchiere mezzo pieno. Comunque, ora poi la giocheremo in casa contro il Genoa. Genoa è forte. Vabbè, ma io penso che i ragazzi comunque ci metteranno di tutto e di più. Beh, io vedo un Pisa crescere, quindi per ora sono contento. Ora speriamo che a breve arrivi la punta. Beh, io per questo video mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Un'ultima cosa, domani vi ricordo c'è la trasmissione Noi Siamo Nell'Azzurro, quindi qua tutti presenti numerosi.
Pisa resta e tutto il resto passa. A domani.